Allora, l'ultima volta abbiamo dato il concetto di spazio vettoriale, definizione di spazio vettoriale, e abbiamo dato soltanto un paio di esempi. Non ne voglio dare molti altri, meno un terzo però voglio dare. Quindi esempio 3. Prendiamo, chiamiamo V l'insieme delle funzioni f che sono continue su AB, sull'intervallo AB della lettera A, e sottinteso al valore in f. Le normali funzioni che avete studiato in analisi. La funzione f più g, come è definita? La funzione f più g è definita nel punto x come f di x più g di x, che è un x. Allora, rispetto a questa è un'operazione interna? Sì. Perché è un'operazione interna? Perché se prendo due funzioni f e g appartenenti a v, cioè due funzioni continue, sapete che la somma è ancora una funzione continua. In realtà questo fatto, benché facile, l'avete al suo tempo da dimostrare, cioè non è scontato. Esiste l'elemento neutro. Chi è l'elemento neutro? Allora, l'elemento neutro deve essere un elemento di V che sommato a una funzione f la lascia dare qua. Chi è l'elemento neutro? Beh, la funzione nulla. L'elemento nullo, come negli esempi dell'altra volta, come nei vettori geometrici è il vettore nullo, come in Rn è la n nulla di i zeri, in questo caso è la funzione nulla. Chi è l'elemento opposto? Meno f. F più meno f fa la funzione nulla. È chiaro? Questa somma è associativa? Sì. È commutativa? Sì. Quindi va tutto bene. Adesso prendiamo gli scalari lambda appartenente a R, quindi il nostro campo K in questo caso è R, e andiamo a definire lambda F. La funzione lambda F nel punto X è definita come lambda per F in X, però in X appartenente a V, scusate, ho scritto X grande ma era V. Chiaro? Quindi le funzioni si sommano, sì, come i vettori, sì, esattamente con le stesse proprietà di vettori. Si possono moltiplicare per uno scalare? Sì. Allora, se si comportano come vettori, allora sono vettori effettivamente a tutti gli effetti. Cioè possiamo dire che questo insieme V è uno spazio vettoriale, per esempio, sul corpo R, sul campo R. Ok? Quindi questo qui è un esempio, diciamo, non c'è nulla che sia difficile da verificare, però capisco che uno già adesso ha da poco osservato che in realtà i vettori geometrici hanno delle proprietà, ha da poco osservato che le n nuple di numeri reali, o per esempio le coppie di numeri reali, hanno le stesse proprietà dei vettori che possiamo disegnare nel piano, e ha da poco dovuto osservare anche che in realtà invece di una coppia posso avere una n nupla, quindi già questo è un po', sì, è facile, però è un minimo destabilizzante, e poi scopre che pure le funzioni hanno esattamente, soddisfano le stesse proprietà, quindi sono spazio vettoriale. In realtà non è difficile, però va fatto questo esempio. Adesso
torniamo indietro. Oggi dobbiamo introdurre sulla, diciamo, sugli spazi vettoriali un concetto importantissimo, che è il concetto di dipendenza e indipendenza lineare. Però prima di fare questo, mi stavo un attimo a perdere perché lo volevo dire prima, prima di fare questo voglio dire un'altra cosa. In questi esempi che abbiamo fatto, teoricamente noi dovremmo verificare tutte quelle nuove proprietà, insomma tutte quelle proprietà che abbiamo scritto lunedì sulla lavagna, no? Cioè dobbiamo verificare che i vettori si possono sommare, che rispetto alla somma sono un gruppo abeliano, che poi si possono moltiplicare per uno scalare, che valgono le proprietà del prodotto per uno scalare. In realtà non è così difficile farlo e non va fatto sempre, in questo senso. Faccio quindi prima un esempio 4 e poi passiamo al concetto di dipendenza e indipendenza lineare. Esempio 4. Prendiamo W doppio, l'insieme delle F di classe C1 su AB, a valore in F. Che vuol dire di classe C1? Solido? La prima vuol dire. Esatto. Quindi che hanno, non solo sono continue loro, ma hanno anche la derivata prima, e che anche la derivata prima è continua. È evidente che questo insieme è contenuto qua dentro. Perché se è C1 è anche C0. Questo è uno spazio vettoriale. L'abbiamo osservato anche se non abbiamo fatto tutte le verifiche. Ma si capisce che le verifiche sono facili. E questo? Come si fa a osservare se questo è uno spazio vettoriale? Dovremmo rifare tutte le verifiche, lasciamo stare che in questo caso magari sono facili pure qua. Però, se ogni volta devo rifare tutte le verifiche, io ogni volta o devo perdere tempo o devo perdere un attimo a pensare se quelle verifiche sono facili o difficili, poi magari mi sbaglio e penso che siano facili, invece ce n'è qualcuno difficile. No, in realtà, perché allora, una volta che noi abbiamo assodato che questo è uno spazio vettoriale, per capire se questo è uno spazio vettoriale, non bisogna fare tutte quelle verifiche di lunedì, ma bisogna verificare solo due proprietà. Le due proprietà sono queste. Allora, diciamo, poiché, lo voglio scrivere per esteso perché così, poiché W doppio è contenuto in V, che è uno spazio vettoriale su R, perché vi ricordo sempre che quando parliamo di spazio vettoriale spesso lo sottintendiamo, deve essere sempre specificato il campo degli scalari che usiamo, dei numeri che usiamo. Per verificare che W doppio a sua volta sia uno spazio vettoriale, basta verificare spazio vettoriale sempre su R, basta verificare quanto segue. Allora, la prima proprietà che F appartiene a W, G appartiene a W, implica F più G appartiene a W. La seconda proprietà, lambda appartenente a R, che abbiamo detto siamo su R, F appartenente a W, implica lambda F appartenente a W. Cioè, queste proprietà messe insieme si chiamano chiusura di W doppio rispetto alla somma e al prodotto per uno scalare. Sarebbe a dire
io so che V è il mio ambiente che contiene W. V è uno spazio vettoriale. Poi identifico in V un sottoinsieme. Questo sottoinsieme sarà uno spazio vettoriale a sua volta. Quando capiterà così, poi lo chiameremo sottospazio. Per verificare se è un sottospazio, cioè se a sua volta è uno spazio vettoriale, non serve verificare tutte le proprietà di lunedì, perché alcune, per esempio le proprietà della somma, le eredita dallo spazio grande. Cioè se valgono, per esempio, se l'opposto di F è meno F, vale in V, vale anche in V. Per esempio, se la somma è associativa in V, è associativa anche in W. L'unico problema potrebbe essere che quando vado a fare le operazioni ho degli elementi di W ed esco da W. Se succede questo è un problema, no? Se succede questo è un problema. E allora devo verificare esattamente queste due proprietà. Cioè, che le operazioni che posso fare io cosa sono? È la somma e posso moltiplicare per un numero, cioè per moltiplicare per uno scalare. Allora, mi devo assicurare che se prendo due elementi di W, faccio la somma di questi vettori, rimango ancora dentro W. Mi devo anche assicurare che se prendo un elemento di W e lo moltiplico per uno scalare, rimango dentro W. Quindi le verifiche da fare si limitano a queste due. Quasi sempre, per verificare che una cosa sia uno spazio vettoriale, già stiamo in un ambiente grande che è uno spazio vettoriale, quindi quasi sempre basta verificare queste due proprietà. Cambieranno V e W, ma il discorso rimarrà esattamente lo stesso. È chiaro? Ecco, adesso la domanda è, in questo esempio 4, le proprietà sono verificate o no? Allora, traduciamo le domande, vediamo se qualcuno è in grado di riuscire a tradurre le domande. Questa proprietà qua cosa mi dice? Che se io prendo una funzione di classe, due funzioni di classe C1, F e G, la somma deve essere ancora di classe C1. È vero o no? Sì. Perché sì? Perché la derivata della somma, come si fa? È la somma delle derivate. Ma se le derivate sono... Se una funzione di classe C1, la sua derivata è continua. Quindi F' è continua, G' è continua, F' più G'. La somma di due funzioni continue è continua e sarà a posto. Poi, se prendo una funzione di classe C1 e la moltiplico per una costante, risulta di classe C1 ancora? Sì, perché quando faccio la derivata le costanti si portano fuori. E quindi queste due proprietà sono praticamente immediate da fare, non scrivo niente. Immediate da verificare, non scrivo nulla. Quindi questi sono due esempi che, insomma, in qualche modo sono diversi da quello che abbiamo visto lunedì, ma sono due esempi di spazi vettoriali. Diciamo, a pieno titolo. Va bene? Ok, adesso possiamo tornare indietro. Adesso torniamo ad avere uno spazio vettoriale V. Poi vedremo V, indicheremo uno spazio vettoriale generico. Tuttavia, per un attimo, pensiamo che sia il caso dei vettori geometrici. Allora, prendiamo i vettori geometrici nel piano. Allora, nel piano prendiamo un vettore e partendo da solo questo vettore cominciamo a fare tutte le operazioni che possiamo fare grazie alla somma e al prodotto per uno scalare. Però, come
diciamo, operando, ci posso mettere sempre e solo il vettore V, più tutto quello che riesco a ottenere quando faccio queste operazioni. Allora, una prima cosa che posso fare, io prendo V, qual è il vettore più facile che posso ottenere partendo da V? Facendo per esempio, moltiplicando per uno scalare. Prendo V, moltipliamo per uno scalare, quando vogliamo moltiplicare? 2? Vabbè, non è, ho ottenuto questo vettore qua, non è la scelta più ovvia, eh? La scelta più ovvia è una, è 0. 0 per V quanto fa? Fa il vettore nullo. Attenzione, questo è 0 senza trattino. Qua V, se volete indicare che un vettore, non, in matematica normalmente non ce lo mettiamo sempre la freccetta, però se in fisica ci mettete la freccetta. In matematica i vettori ce l'hanno sempre lettere U, V, W. Però quando ci metto lo 0 per indicare che invece il vettore nullo, ci metto il trattino sotto. E questo lo posso pure dimostrare che viene il vettore nullo, l'abbiamo detto un'altra volta. Quindi io ho preso V, se lo moltiplico per uno scalare è chiaro che io posso ottenere 2V, 3V, radice di 2 per V, ma anche il vettore nullo, ma anche meno V. Che proprietà hanno tutti questi vettori? Che proprietà hanno tutti questi vettori? Nella stessa direzione. Cioè, alla fine stanno tutti sulla stessa retta. Oh, però abbiamo sfruttato solo il prodotto per scalare. Qualcuno potrebbe dire, prendiamo due di questi vettori e facciamo la somma. Però se prendo due, per esempio, se adesso faccio 2V più 3V, quanto viene? 5V. Quindi anche se faccio la somma cambia poco. Alla fine, quando faccio tutte queste operazioni, anche se ci metto tutti i possibili risultati delle operazioni precedenti, non uscirò mai da questa retta. Vedremo poi, forse oggi stesso, che si dirà che V genera una retta di vettore. Però questo succede sempre? Succede proprio sempre? Nel senso, io prendo un altro vettore V doppio e vabbè, invece di generare quella retta là, avrò che tutti i multipli o le somme dei multipli o i multipli delle somme, eccetera eccetera, saranno tutti sulla retta un doppio, genera un'altra, ma sembra una retta genere sempre? O c'è un caso che non va bene? Se io prendevo come V, chi potevo prendere? Il vettore nullo. Prendiamo come V il vettore come U, chiamo U uguale al vettore nullo. Ora moltiplicate per lambda. Lambda U quanto fa? Ora potete fare tutti i multipli che volete, ma il vettore nullo, il multiplo fa sempre il vettore nullo. Poi potete sommare il vettore nullo quante volte vi pare, ma rimane sempre il vettore nullo. O no? Il problema si complica. Cioè, nel senso, abbiamo detto, se io prendo un vettore V e poi faccio somme, prodotti per scalare o metto nei, come operandi quello che viene dalle operazioni precedenti, posso ottenere, questo intuitivamente poi lo dimostriamo, tutti i vettori che sono allineati con V, che hanno la stessa dimensione V, cioè che stanno sulla, diciamo, nel piano
partendo dall'origine, sono contenuti sulla stessa linea. Tutti e soli quelli. Ma c'è un'eccezione. Se il vettore di partenza era nullo, no, è col fischio che ottengo tutto ciò, non mi muovo dal vettore nullo. Beh, insomma, è un'eccezione che però si capisce da dove viene fuori, quindi. Allora, complichiamo un attimo la situazione. Andiamo a cercare di fare la stessa cosa, però con due vettori, con V e W. Allora, V, che per adesso prendiamo i vettori che ho disegnato qua. Beh, se io agisco separatamente con V e W, con V genera la rete di vettori che passa per V, con W genera la rete di vettori che passa per W, però io ho solo la moltiplicazione per scalare. Teoricamente c'ho pure la somma, e quindi che cosa posso fare? Posso fare per esempio V più W. Se faccio V più W, per esempio ottengo questo vettore qua. Non è che è bellissimo, però insomma facciamo in modo che sia questo qua. Però cosa potrei fare? Potrei fare V più 2 V2, e allora otterrei quest'altro vettore qua. Quindi in realtà già ne ho ottenuti, almeno stante la mia scelta per V e W, già ne ho ottenuti 4 che hanno direzioni diverse. Ci sta V, ci sta W, V più W, V più 2 W. Riuscire a vedere quali. Poi una volta che avrò ottenuto quelli, moltiplicando per uno scalare, otterrò tutti i vettori che stanno su questa retta, su questa retta, su questa retta, su questa retta. Vediamo se l'intuito vi porta a qualche parte. Se io in realtà, diciamo, faccio sia le somme, sia i prodotti per scalare, e diciamo, combino le due operazioni, infatti quella che faremo si chiamerà proprio combinazione lineare, cioè combinazione di somme e prodotti scalari. Quali vettori potrò ottenere partendo da V e W? Se parto da V e W, cosa posso ottenere secondo voi? Abbiamo già detto, posso ottenere questo, 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 questo. Quest'altro lo posso ottenere? No, no, anche quello lo posso ottenere. Come lo posso ottenere? Meno 2V o meno 2, qualcosa V. Fate così. Create questo parallelogramma. Allora, vedete? Questo che sarà un mezzo V doppio, per esempio, meno 2V. Regola del parallelogramma: la somma di questi due vettori dà questo vettore qua. Allora, supponiamo che il disegno sia fatto bene e questo sia la metà di questo. Allora abbiamo un mezzo V doppio, ma un mezzo è un numero, è uno scalare, sì, come no. E questo quant'è? È 2 volte V, però dall'altra parte, quindi è meno 2V. Allora anche questo lo posso ottenere. E allora quali posso ottenere?
li posso ottenere tutti. Stante la scelta che ho fatto io per V, W, posso ottenere tutti i vettori del piano. La domanda è, già intuire questo fatto diciamo, è utile perché poi ci farà capire il concetto del bento. Però la domanda è, ci sono situazioni eccezionali? Vediamo un po', ci sono situazioni eccezionali? Vediamo un po'. Ditemi una situazione eccezionale, una ci dovrebbe... Se io sono sulla stessa resta. Preferivo che mi diceste quella più eccezionale. Comunque sì, mettiamo che i due vettori stanno sulla stessa resta. Allora, questo è V e questo è V2. I vettori sono allineati. Adesso se faccio somme, prodotti per scalare, che succede? Io posso sommare e moltiplicare per uno scalare quanto mi pare, ma il problema è che da quella retta non uscirò mai. È chiaro questo o no? Per esempio, perché? Perché in realtà, mettiamo che questo per esempio V doppio sia proprio 2V, per fare diciamo l'esempio più semplice. Supponiamo che V doppio era 2V, fosse 2V. Allora, se V doppio era 2V, io già lo potevo ottenere da V, bastava prendere V moltiplicato per 2. Quindi V doppio in qualche modo è in qua è utile, perché mi indica una direzione diversa da V, allora facendo quelle che vedremo saranno le combinazioni lineari posso ottenere anche quest'altro vettore qua. Ma qua è inutile, perché già lo potevo ottenere prendendo V e moltiplicando per 2, che non lo mettevo a fare a parte. Io prendevo V, lo potevo ottenere semplicemente prendendo V e moltiplicando per 2. Ah, e questa è una situazione eccezionale. Quindi, se i vettori non erano allineati, vedremo che facendo quelle che chiameremo combinazioni lineari otterremo tutti i vettori del piano. Se i vettori invece sono allineati, facendo le combinazioni lineari otterremo solo i vettori di una retta. C'è una situazione ancora più eccezionale. Se tutti e due sono nulli, se uno solo è nullo, l'altro sembra la retta della là. Il secondo, se solo V doppio fosse nullo, prendo V, lo moltiplico per 0 e ottengo V doppio. Però V è diverso da 0, la retta contenente V te la dà lo stesso, o no? Quindi la situazione più eccezionale ancora consiste nel fatto, in questo caso per esempio avevamo V doppio uguale 2V e quindi alla fine poi generiamo solo la retta dei vettori passante per V e per V doppio. Vediamo l'altro caso, è V doppio uguale V uguale vettore nullo. E in questo caso se facciamo somme, prodotti per scalare e combinazioni lineari, cosa otteniamo? Sempre vettore nullo. Ah, allora la cosa è un po' antipatica, perché adesso se lo farò con tre vettori, con tre vettori, vediamo un po'. Se prendo tre vettori, allora prendiamo i primi due sul premesso V, V doppio. Un terzo vettore mi può servire? Questo vettore qua mi può servire? Servire che significa? Servire ad aumentare ciò che posso ottenere. Ciò che posso, vedremo, si chiamerà generale. No, perché già con V e V doppio avevamo detto ci potevo, facendo le combinazioni lineari potevo generare tutti i vettori del piano, quindi è inutile che me lo prendo adesso vettore. Se ne prendo tre, sicuramente ce ne sta uno che posso togliere. Però,
allineati, che succedeva? Che c'è uno che posso togliere, anzi, qua ne posso togliere addirittura due. Ma nonostante fossero tre, addirittura più di quelli di prima, sembra la rete generale, perché stanno tutti sulla stessa rete, quindi la situazione diventa un po' complicata. Io prendo un certo numero di vettori, poi per esempio se siamo nello spazio le cose cambieranno un po', nel senso che non sarà più vero che 3 il terzo è inutile, per forza. Nello spazio, se ne ho due, sto su un piano, io prendo, vedete, qua state sul piano della lavagna, e se questo piano lo mettete dentro tutto lo spazio, state sempre sul piano della lavagna, perché quando fate le somme pronti per scalare, non vi muovete dal piano della lavagna, insomma, la cosa si complica. Allora, se si complica, e io, mano a mano che crescerà quella che vedrete, che poi si chiamerà dimensione, devo in qualche modo gestire sempre più situazioni eccezionali, come faccio? Diventa complicato. Ci vuole qualche concetto che individui esattamente la proprietà chiave, qualche proprietà chiave di questi vettori, cioè mi dica se c'è qualche vettore inutile, nel senso che lo posso generare dagli altri con una combinazione lineare. Vedete che non è facilissimo, però piano piano ci stiamo arrivando. Stiamo arrivando, che significa? Significa che adesso io do delle definizioni. La definizione in sé per sé non c'è nulla da capire, tranne il fatto di come ci si è arrivati a quella definizione, perché non è che uno si sveglia la mattina e si inventa una definizione così. Quindi, la definizione non è un teorema, non c'è nulla da dimostrare, non c'è nulla da dire, è così perché. C'è soltanto da capire perché si vuole dare quella definizione, qual è lo scopo di dare quella definizione. Allora, quali sono le definizioni che voglio dare? Allora, prendiamo un sottoinsieme di V costituito da K o H, se vi piace di più H mettete A, da K vettori. K Allora, definizione 1. A volte si chiama K vettori o un sistema di K vettori. Mettiamo la definizione, mettiamo la definizione. Siano V1, VK, K vettori di V. Oppure sia V1, VK un sistema di K vettori di V. La stessa cosa. Si dice combinazione lineare di V1, VK, ogni vettore del tipo V uguale somma per i che va da 1 fino a K di lambda i con i, dove lambda i appartiene a K. K perché questo è uno spazio vettoriale generico, quindi in realtà sia V uno spazio vettoriale sul corpo K, quindi può essere uno spazio vettoriale reale, compresso, sul gambo finito, su quello che ci pare. Però quando scrivo K
significa che lo spazio vettoriale sul corpo K, voi comunque pensate a uno spazio vettoriale reale, non vi sbagliate. Per adesso faremo solo spazio vettoriale sul campo E. Ok? Quindi cos'è una combinazione lineare? Una combinazione lineare è un oggetto che si costruisce così. Prendo ciascuno dei vettori da cui sono partiti, lo moltiplico per un numero, cioè per uno scalare, un elemento di K, e poi faccio la somma. Ok? Allora, definizione 2. Qua si dice spend di 1 di K, questo per definizione, ci tolgo si dice e ci scrivo uguale l'F, è la stessa cosa. Oh, a volte, quindi questo è uguale ad F, viene definito da quello che sto per scrivere a destra, a volte invece di uguale ad F potete trovare anche in matematica due punti uguali. Due punti uguale è ancora più preciso di uguale per definizione, perché significa che io sto definendo la quantità che sta scritta a sinistra, dove stanno i due punti. L'insieme di tutti i V appartenenti a V, tali che V, è uguale a somma per I che va da 1 a K di lambda con I. Quindi chi è lo span di V1 VK? È l'insieme di tutte le possibili combinazioni lineari. Teorema. Teorema banale, ma che siamo un teorema è. Teorema. Allora, sia V uno spazio vettoriale sul corpo grande. O K grande il campo e K piccolo non genera niente, eh? K piccolo è un numero che ho stabilito che c'è. Siano V1 VK contenuti in dei vettori di V. Allora, span di V1 VK è uno spazio vettoriale, sempre su K. Poi lo chiameremo sottospazio vettoriale. Abbiamo lo spazio vettoriale, abbiamo preso K vettori, facciamo quello che abbiamo chiamato span, cioè tutte le possibili combinazioni lineari, e otteniamo un sottoinsieme di V. Ora, io, fateci caso, l'ho chiamato sottoinsieme perché ancora non ho dimostrato che sia un spazio vettoriale. Nel momento in cui dimostro che è uno spazio vettoriale a sua volta, è un sottoinsieme, quindi è contenuto in V. È uno spazio vettoriale a sua volta, come lo volete chiamare? Una cosa che sta dentro uno spazio è ancora a sua volta uno spazio.
un sotto spazio. Quindi si chiamerà sotto spazio vettoriale. Ok? Allora, vediamo un po' se ci avete capito qualcosa fino a mo. Che devo dimostrare per dimostrare che si tratta di uno spazio vettoriale? Che devo verificare? Oh, ho fatto piano piano, lento lento, piano piano, lentamente lentamente. Devo dimostrare? Quali proprietà? Che se prendo due elementi di questo span, la somma è ancora nello span. Quindi se prendo due combinazioni lineari e faccio la somma, è ancora una combinazione lineare. Se prendo una combinazione lineare e la moltiplico per uno scalare, è ancora una combinazione lineare. Lo ricordate? Per dimostrare che una cosa, siccome stiamo tenendo uno spazio grande, per dimostrare che lo spazio vettoriale a sua volta basta dimostrare che è chiuso. Cioè, che se faccio la somma, se moltiplico per uno scalare, non esco da questo. Ok, allora, quindi, dimostrazione. Allora, basta verificare che se V e W appartengono allo span di V1 VK, allora V più W appartiene allo span di V1 VK. E questa è la prima proprietà. Allora, 1, e poi ci sono pure 2 però, 2 che dice, che se lambda appartiene a K e V appartiene allo span di V1 VK, allora lambda V appartiene allo span di V. Questo devo verificare, non devo verificare altro. Allora, verifichiamo. Allora, prendiamo la 1. Dimostriamo la 1. Allora, V sarà una combinazione lineare, no? Quindi sarà del tipo somma per i che va da 1 a k di lambda con i, v con i. Ma anche, vedete, V sta nello specchio, vuol dire che è una combinazione lineare. Questi lambda con i si chiamano coefficienti della combinazione lineare. Quindi per esempio, quando V, per esempio se avessi solo V1, V2, V1 uguale 3V1 più 2V2, chi sono i coefficienti della combinazione? 3 e 2. V doppio a sua volta, come sarà? Di che tipo sarà? Sempre nello spazio deve stare, quindi come sarà? Lo posso scrivere. Sommatoria per i che va da 1 a k di chi? Che ci metto qua? Un'altra volta l'onda di Google? No, un'altra lettera. Quale lettera? In greco dopo lambda che ci viene? Mi. Quindi mu con i, però sempre v con i, perché era uno span ma sempre degli stessi vettori. Quindi somma di lambda i v con i, somma di lambda di mu con i v con i. È chiaro? Quindi queste sono due combinazioni lineari generiche. Oh, se non vi piacevano lambda e mi o lambda e mu, potete mettere alfa i, beta i. In genere i coefficienti delle combinazioni li indichiamo con delle lettere greche, così non facciamo confusione. Gli scalari indichiamo con lettere greche, i vettori li indichiamo con lettere latine UVW. Oh, ci saranno pure delle situazioni in cui saremo in difficoltà per mancanza di lettere, però
non adesso. Adesso se faccio V più W, V più W, questo come si scrive? Questo lo posso, lo scrivo per esteso, per intanto. Questo simbolo di sommatoria serve soltanto a scrivere in maniera più compatta, no? Quindi qua scrivo lambda 1 v1 più lambda 2 v2 più lambda k vk più mu o mi 1 v1. La mu potete pronunciare mu o mi, come vi piace, però quando usate la ni o dite mi e ni o dite mu e nu, è una questione di coerenza. Più mu2 v2 più mu k vk. Io cosa so? Che la somma è commuta, commuta di, quindi posso scrivere lambda 1 v1 più mu1 v1, cioè metto vicino i termini che hanno lo stesso vettore qua, v1 e v1. Poi metterò più lambda 2 v2 più mu2 v2 più puntini puntini, gli ultimi saranno lambda k vk più mu k. Anzi, scrivo questo uguale a questo uguale a questo. Sto usando, non è proprio una scrittura bustroferica. Ok, adesso faccio poco poco spazio qua perché ho quasi finito questa dimostrazione di questa proprietà. Cosa faccio? Se vi ricordate, io potevo, avevo la proprietà distributiva a sinistra e a destra quando facevo il prodotto per uno scalare, cioè questo io posso scrivere lambda 1 più mu 1 parentesi per v, quindi qua posso scrivere lambda 1 più mu 1 parentesi per v1 più lambda k più v, mu k per vk. Vabbè, non ho scritto il secondo, ma insomma si capisce. Fate attenzione che è vero che questa dimostrazione è molto facile, però essendo la prima sto facendo un po' tutti i passaggi, ma soprattutto anche per far vedere che questa somma qua che cos'è? Dove opera questa somma? In V. Questa è la somma di vettori di V. Questa somma qua dove opera? In K. Quindi si usa lo stesso simbolo ma su due cose diverse. Abbiamo visto, no? Se faccio 3V più 2V viene 5V. O faccio prima la moltiplicazione per 3 per 2 e poi faccio la somma in V, o faccio prima 3 più 2 che fa 5 in R e poi moltiplico per V, siamo uguali. Quindi ci abitueremo a questa cosa, però non ci dobbiamo mai dimenticare che questo più è una cosa e questo più è un'altra cosa. Quindi se, diciamo, alla fine bisogna procedere con una certa celerità, però bisogna, perché poi certe volte i dettagli però alla fine sono importanti. Quindi alla fine io cosa posso scrivere? Posso scrivere somma per i che va da 1 a k, notazione più compatta, lambda i più mu con i per mu con i. O no? Questo è il primo, poi c'è il secondo, poi c'è il terzo, poi fino a k peso. Ma questa che cos'è? È una combinazione lineare? E certo, lambda i più mu con i, questi sono elementi di k. Quindi sono dei coefficienti, invece di essere generici sono la somma di quelli di prima. Invece di essere lambda io, mu con i che sceglio, comunque sono la somma, ma sempre in k stanno. Questi sono i vettori v1, vk, quindi questo appartiene a quello che abbiamo chiamato span di v1, vk. Ok? Quindi, se prendo due combinazioni lineari, la loro somma è ancora una combinazione lineare, è semplicemente la combinazione lineare che si otteneva prendendo come coefficienti non lambda i, non il mu con i, ma la loro somma. Però niente. Niente, cioè, basta scrivere e via. Purtroppo l'ordine di scrittura non è il mio forte, ma insomma.
Oh, dimostrazione di 2. Allora, la scrivo qua per non cancellare ulteriormente pezzo di dimostrazione di 2. Stavolta che devo fare? Devo fare il prodotto per uno scalare. Quindi ho V che è uguale a somma per I che va da 1 a K di lambda con I, V con I, e poi prendo un elemento di K che chiamo mu. Per non confondermi con lambda I, potremmo chiamarlo pure lambda, però lambda e lambda I viene brutto, lo chiamo. Se adesso vado a fare mu V, questo chi è? È mu per somma per I che va da 1 a K di lambda I V con I. Questo è uguale, beh, il prodotto per uno scalare, questa è una somma di vettori, questo è uno scalare, il prodotto per uno scalare distributivo a destra, quindi viene somma per I che va da 1 a K di mu lambda I V con I. E questa mu per lambda I V con I, posso anche scriverlo così perché c'era quell'ulteriore proprietà che se devo fare prima lambda I per V con I e poi devo moltiplicare per V, o faccio prima mu per lambda I e poi moltiplico per V con I, se vi ricordate abbiamo scritto ieri che era la stessa cosa. Quindi, vabbè, qua sarebbe uguale senza questa parentesi, diciamo, la parentesi sarebbe di qua, poi lo riscrivete, cioè i passaggi sarebbero questi. Il secondo passaggio sarebbe così e poi uguale al terzo passaggio, devo riscrivere la stessa cosa ma le parentesi sono passate così. Siccome io ho il gesto della lavagna la posso fare, voi invece di cancellare scrivete un passaggio lì. E quando sono arrivato qua cosa ho scoperto? Ho scoperto che se avevo una combinazione lineare, se la moltiplico per mu, cosa ottengo? Di nuovo una combinazione lineare, quindi questo qui appartiene a quello che abbiamo chiamato span di V. Quindi, fine della dimostrazione. Io queste due proprietà dovevo verificare, le ho verificate. Cosa ho dimostrato? Ho dimostrato che span di V1VK è uno spazio vettoriale. Quindi posso dare la seguente definizione. Definizione 3 che non è una definizione alternativa rispetto a questa, è come io poi lo chiamo span di V1VK. Span di V1VK è sempre quella quell'oggetto là, però span di V1VK si chiama spazio vettoriale generato da 1. Ok? È lo spazio vettoriale generato da 1 VK. Cioè io non sto definendo questo. Questo è già definito. Sto definendo questo. Quando dico spazio vettoriale generato da V1VK, intendo dire esattamente span di V1VK. È chiaro? Però dici, ma l'hai chiamato spazio vettoriale? Eh sì, lo posso fare, perché ho verificato che è lo spazio vettoriale. No? Qui c'è questa definizione, così viene data normalmente, però dovete stare attenti, perché ci sono delle sottigliezze quando facciamo le definizioni. Queste cose le ho fatte in analisi 1, se andate a vedere, in prime lezioni ci stanno, ma adesso, siccome è capitato, ve lo sottolineo, anche perché sì, sembra facile, tutto sembra facile, viene a quando non acchiappi in qualche... Qui c'è il problema, che questa definizione io non la posso fare prima di aver fatto quel teorema che ho fatto un minuto fa. Per quale motivo? Se lo chiamo spazio vettoriale e poi non è uno spazio vettoriale, c'è un problema. Io so che una cosa è uno spazio vettoriale quando verifica certe proprietà. Se dico che una cosa è uno spazio vettoriale, devo assolutamente sapere che verifica quelle proprietà. Il teorema l'ho verificato e quindi questo adesso lo posso chiamare spazio vettoriale generato da questa proprietà. È esattamente quello che sto facendo.
Altrimenti ho quello che si chiama il paradosso dell'etichetta. Cioè, in come noi chiamiamo le cose, etichettiamo le cose, sono insite, diciamo, presupposte, presupponiamo delle proprietà. Faccio un esempio, faccio due esempi che ho fatto prima. Se anni fa c'era una pubblicità, e questo fatto si usa spesso in pubblicità, in quel caso era la pubblicità di una scopa per spazzare il tè, si chiamava Tommaso la scopa ficcanazzo. Ora, cosa suggerisce? Se io chiamo la scopa ficcanaso, che succedisce? L'idea che si infila bene negli angoli. Ora, questa è una proprietà facile da verificare. Se io chiamo Tommaso la scopa ficcanaso e poi vedo che la scopa è fatta tonda, no. Chiaro? Perché qual è il problema? È che la proprietà che suggerisce deve essere poi verificata. Se no c'è un problema. Se no c'è una discordanza tra quello che capisco dal nome e quello che la cosa fa veramente. Nel caso di Tommaso la scopa ficcanaso, quel nome è facile da verificare se la scopa pulisce bene gli angoli. Quindi è un diciamo boomerang per il produttore della scopa se mi dice che è ficcanaso e poi invece non ci pulisce bene gli angoli. Però a cosa serve? Serve al produttore che dice: guarda che la mia pulisce bene gli angoli, non lo so se le altre lo fanno, quindi ricorda di comprare quella e non un'altra. Lo fa per quello. Vediamo un altro esempio. Se io adesso faccio, se fossi al posto di chi ci sta adesso, insomma, non ci leghiamo le mani con chi ci sta adesso, perché poi il corso poi deve funzionare pure l'anno prossimo. Fossi il Presidente del Consiglio e dovessi fare una legge per lo sviluppo economico, la chiamerei legge per lo sviluppo economico o legge per la definitiva catastrofe economica dell'Italia? Nel primo la chiamerei nel primo modo o nel secondo modo? La chiamerei sicuramente nel primo modo. Poi bisogna vedere se gli effetti sono quelli auspicati o se invece io ho le mie idee, le vado a mettere in pratica, definitiva catastrofe. Chiaro? Quindi di questi fatti, diciamo, mo, al di là di chi ci sia o chi non ci sia al governo, ma anche su leggi meno importanti, cioè uno va con un'intenzione e poi scopre che va a fare una cosa e scopre che invece il provvedimento funziona tutto al contrario, insomma, nella pratica. Quindi lì però c'è un anche se magari a volte si sa pure che ci sono più conseguenze delle quali solo qualcuna è positiva e alcune altre magari sono necessariamente negative, però la chiamerà sempre, diciamo, in base alle caratteristiche positive, perché se no, quello purtroppo la legge la deve fare in ogni caso, ma se la dice già lui che la legge è negativa, sottolinea le caratteristiche negative, il voto col fischio glielo danno la prossima volta. È chiaro? Quindi, paradosso dell'etichetta, attenzione, se io do un nome e quel nome corrisponde a una certa proprietà o lista di proprietà che deve essere verificata, in matematica lo devo verificare prima, lo devo controllare questa cosa. E nella vita reale spesso non si fa, un'altra cosa, siccome ci siamo capitati, lo dico pure questa, ripetizione sempre di analisi 1, un altro paradosso che capita spesso, più che paradosso, quello che si chiama domanda complessa. Mi è capitato di parlare di politica, quindi questa è una cosa che tutti i politici sanno e voi non sapete.
almeno la definizione questa non la sanno manco loro, però sanno come uscirsene da questo problema. Domanda complessa è la situazione nella quale una domanda presuppone un'affermazione, quindi in realtà a volte l'affermazione è nettamente prevalente rispetto alla domanda. Facciamo un esempio: se io e lui siamo in un dibattito elettorale, a un certo punto io lo attacco dicendo ma la smetti di dire bugie? Come si risponde? Sì o no? Il problema, perché domanda complessa? Perché questa qua è complessa perché è fatta in due parti. La prima parte è un'affermazione, tu stai dicendo bugie, punto. La smetti, di conseguenza, quando dici la smetti, stai presupponendo l'accettazione della prima parte. Allora, come si fa a rispondere a questa domanda? Cioè, se rispondi sì o no, sei caduto nella trappola perché ovviamente hai accettato la premessa. Uno dice, può rispondere, ma io non dico bugie, però in realtà la risposta migliore è, visto che ti ha dato la possibilità, devi ribaltare completamente la situazione. Dice, ma siete sempre stati dalla vostra parte a dire bugie, no? Capito? Quindi fai subito presente che hai capito la cosa e la ribalti su tutto questo. Di queste cose se ne stanno parlando, però non è il nostro obiettivo. Allora, riassumiamo un attimo e poi facciamo 5 minuti di pausa. Cosa abbiamo fatto quest'ora? Abbiamo dato altri due esempi di spazi vettoriali di funzioni, perché ci siamo qui di spazi vettoriali di funzioni, e poi abbiamo introdotto il concetto di combinazione lineare e abbiamo fatto vedere che le combinazioni lineari di un certo numero fissato di vettori sono a loro volta uno sottospazio vettoriale. Cioè uno spazio vettoriale contenuto in uno spazio vettoriale grande. Ecco, una domanda. Questa domanda, a questo esercizio potete rispondere. Secondo voi, adesso, se io prendo il piano inteso come generato dai vettori geometrici, lo spazio vettoriale di tutti i vettori geometrici che siamo sul piano, quali sono i possibili sottospazi vettoriali del piano? Chi sono? Basta riflettere e mettere insieme quello che abbiamo fatto prima adesso. Chi sono i possibili sottospazi vettoriali del piano? Allora, pensate agli spazi se ho un vettore che sta in uno spazio sottospazio vettoriale, io posso sempre con questo vettore generare gli altri. Quindi, così come questi sono sottospazi vettoriali di V, tutti, almeno in questo caso, tutti i sottospazi vettoriali di V sono di questo tipo qua, in realtà. Se io prendo il piano dei vettori geometrici, tutti i suoi sottospazi vettoriali sono span di qualcosa. E allora cosa possono essere? Cosa posso ottenere io facendo lo span di qualcosa? Guardate, non è che ho tante possibilità, eh. Abbiamo, pensiamo alla situazione più eccezionale, partivo dal vettore, faccio lo span di attenti. È un sottospazio vettoriale? Sì. Questo è uno. Poi partivo da un vettore non a nullo, faccio lo span, cosa ottengo? Passante. Quindi già vedete che in un sottospazio vettoriale l'origine ci deve sempre stare, perché se c'è un vettore, moltiplico per 0 e ottengo un vettore 1. Ok. Quindi ottengo i sottospazi vettoriali del piano su o il vettore 1, o una retta che passa per l'origine, oppure una retta qualunque, questa qua, quella là, dipende dal vettore via, oppure qualcuno ha detto il piano stesso. Se partivo da due vettori non allineati, ottengo il piano. Altre possibilità non ci stanno. Oh, vediamo adesso, sempre per analogia, e poi ci fermiamo veramente per la pausa. I sottospazi, mettiamo che di avere lo spazio in R3 dei vettori geometrici. Anche lo spazio lo posso vedere, invece
i vettori li posso mettere, invece che solo sulla lavagna, posso avere le direzioni che mi danno, mi vanno in tutto lo spazio. In fisica lo chiamate spazio tridimensionale, poi vedremo che anche in geometria sarà tridimensionale, però non volevo dire tridimensionale, ma tridimensionale. Adesso, secondo voi, i sottospazi dello spazio, quali sono? Nessun quadrante. Se io ho un quadrante, pensate al piano, se ho un vettore che sta qua, ci deve stare pure il vettore che sta dall'altra parte. Quindi un quadrante non va bene. Abbiamo detto. Quelli che ci stanno lì, ci stanno pure mo. Quindi, l'origine. Vettore 1 è un sottospazio vettoriale di R2, ma anche di R3. Cioè, dei vettori geometrici del piano, ma anche dei vettori geometrici dello spazio. Poi, le rette passanti per l'origine. L'unica differenza sarà che nel piano le rette passanti per l'origine sono, come si chiamano in geometria? Un fascio di edge. Nello spazio sono, non sono un fascio, si chiama in un altro modo, una stella di rette, perché non ci stanno solo quelle che vanno nella direzione del piano, ma quelle che vanno nella direzione del spazio. Quindi, abbiamo detto, vettore nullo, le rette passanti per l'origine, poi? No, siamo allo spazio stesso, lo spazio stesso, va bene. Chi ci sta in mezzo? Ci sta un'altra cosa? Quali piani? Passanti per l'origine. Se io prendo nello spazio tridimensionale, supponiamo di fare qui tre assi cartesiani ortogonali, se prendo due vettori adesso, non allineati, e vado a rifare quello che facevo prima, otterrò che quello che otterrò sarà sempre su un piano. Magari sto piano passerà sempre per l'origine, però magari sarà inclinato. Prendete il piano che contiene quei due vettori. Se voi prendete 3V più 2W meno V più W, tutte le possibili combinazioni che volete fare, non uscite da quel piano. È chiaro? Perché quando io vado a fare combinazioni A, sempre su questo piano stanno, sono due vettori che stanno su questo piano e rimango sempre su questo piano. Regola il parallelogramma. Il parallelogramma sta su un piano. È chiaro? Bene, quindi cosa avrò? Il sottospazio vettoriale di R3, diciamo dei vettori tridimensionali dello spazio, saranno l'origine, le rette passanti per l'origine, i piani passanti per l'origine e lo spazio stesso. Mo secondo voi, ci manca ancora un bel pezzo prima di arrivare alla dimensione, mo secondo voi le rette che dimensione hanno? Intuitivamente, rispondete a quello che vi dice l'intuito. Una retta che dimensione ha? Voglio un numero. Che dimensione ha? 0, 1, 2, 3, 5, 7, 1. Un piano? 2. Lo spazio? E il vettore nullo? 0. È intuitivo o no? Poi vedremo perché. Poi vedremo perché. Noi dobbiamo adesso rispondere a questa intuizione. Cioè, nello spazio, quando avrò, diciamo, i sottospazi corrispondenti alle rette o ai piani o allo spazio o al vettore nullo, avrò delle dimensioni e queste dimensioni saranno 0 per il vettore nullo, 1 per le rette, 2 per i piani e 3 per tutto. Perché, per arrivare a capire perché, dobbiamo introdurre il concetto di dipendenza e indipendenza lineare. Chiaro? Va bene, adesso ci fermiamo 5 minuti.